L'Europeo di Zagabria, questa medaglia, che valore ha avuto? Ma un valore grande secondo me, una medaglia che mancava da 10 anni, è arrivata nella mia prima competizione nel 2014, mi ricordo, è stato un momento bellissimo. Secondo me abbiamo espresso un buon gioco, molto altalenante, dobbiamo riuscire a portare queste curve sempre un po' più verso l'alto, a oscillare meno. Sono sicuro che ci toglieremo delle belle soddisfazioni. E adesso l'obiettivo è Parigi, ovviamente passando attraverso il Mondiale di Doha. Sì, esatto, l'obiettivo principale rimane quello della qualificazione per Parigi. Dobbiamo arrivare a questa qualificazione affrontando un mondiale con serenità, facendo vedere, esprimendo un gioco che sappiamo fare, che abbiamo dimostrato già in passato, poi vediamo. Le difficoltà maggiori di questo mondiale, al di là dell'avversario, sarà proprio il quarto di finale, quello che tiene fuori dentro dalla zona medaglie? Ma già dalla seconda partita del girone, che ci giochiamo il primo posto con l'Ungheria, anche lì sarà una battaglia, sarà una partita, un derby per noi e per loro, una partita forse una delle più belle ultimamente, quella Italia-Ungheria. Poi il quarto di finale è sempre la partita più importante. Ripeto, dobbiamo affrontare tutte le partite con serenità, divertendoci, perché facciamo quello che ci piace fare, che amiamo fare, diamo il 100%, sacrifichiamo tante cose per allenamenti, e poi quando arriva la partita dobbiamo solo divertirci e pensare a divertire anche voi. Noi non riusciamo a immaginare un'Olimpiade senza l'Italia. Vi promettiamo che facciamo di tutto per essere lì e per fare bene anche lì. Grazie. Ciao.